Eccoci qui, cari amici di Viene Vivere all'estero, buongiorno e benvenuti. Oggi vorrei parlare del fatto che all'estero sicuramente, anche con poco sforzo, vi evolverete come persone. E dico sicuramente perché l'ambiente di non essere a casa propria, di non avere tanti comfort e tanti appoggi, è estremamente stimolante. E poi il fatto di essere un ambiente tutto nuovo da scoprire, in cui siamo noi a doverci adeguare, ci porta inevitabilmente a fare delle belle evoluzioni interne. E sono le stesse evoluzioni interne che noi facciamo fuori che ci portano un pochino a stridere di più quando poi ci confrontiamo con chi non è mai partito, chi è sempre rimasto a casa e conosce solo quel tipo di realtà. Quindi l'evoluzione ci sarà comunque perché la mente si deve proprio riadattare, come stare su un altro pianeta in cui magari fino al giorno prima io lo vedo come funzionano qui le famiglie italiane, lo vedo anche con i miei. I genitori tendono a trattarci proprio come bamboccioni, nel senso dice hai fatto questo, hai fatto quell'altro. Mentre invece quando uno è all'estero, cioè va da sé che l'ha fatto, va da sé che ci arriva a trovare la maniera per fare certe cose che magari possono sembrare anche non ovvie e difficili. Mentre invece se sei nell'ambiente familiare si viene inevitabilmente più coccolati nella bambagia, protetti emotivamente, dice ma no dai se quello proprio non ti va non farlo. Mentre invece quando sei fuori e ti trovi nella situazione di bisogno, dici ok, o se sto mese non lavoro, i soldi dell'affitto ce li avrò, se sto vivendo a New York o a Londra e già solo il fatto di spostarsi da A a B costa una fucilata, posso andare avanti così? Posso uscire tutte le sere? E quindi la mente deve fare un bel lavorio per tirarsi fuori. Quindi è una fase evolutiva importantissima. Quindi, se andate all'estero, vi evolverete comunque. C'è chi si evolve di più perché ha il desiderio di farlo di più, c'è chi non voleva evolversi ma si trova per forza maggiore a farlo. Garantito che farete un passo avanti, tanti passi avanti. C'è anche persone a cui questa cosa si sono proprio andati per forza, la vedono come una disciplina non necessaria. Però io penso che chiunque ne torni arricchito, anche se ci sta solo per poche settimane, perché comunque si sarà dovuto adattare, anche se per il semplice fatto di non avere gli utensili in casa come ce li hai a casa tua, di non avere gli ingredienti, di non avere il clima come lo vuoi tu, di non avere tutti i vestiti che hai nell'armadio. Bisogna, quando non si è, diciamo, a casa propria con tutto, è sempre un adattamento che aguzza inevitabilmente l'ingegno. Poi, un'altra cosa che succede, e questa ed è più semplice, quando siamo comunque nell'ambiente bambagia, lo chiamiamo così, ci sono tutte le persone che ogni volta che uno ha un'idea fuori da un binario prestabilito, ma dicono: ma no, ma dai, ma sei sicuro? Ma ti conviene? Ma poi ti troverai in difficoltà? Ma te la senti? Ma perché? Quindi magari sapete, le idee piccole sono come le piantine appena nate, no? Le piantine appena nate di pochi millimetri possono essere subito facilmente calpestate, possono essere vittima di, non so se piove tanto, la pianta muore allagata. Insomma, le idee piccole devono crescere in un ambiente dove non ci sono troppe interferenze e l'ambiente familiare normale offre delle interferenze mica da ridere. Quindi non è un caso che le persone tendano poi a generalmente o a seguire esattamente quello che è il seminato, della propria discendenza, oppure fare l'esattamente composto, l'opposto, proprio per dire no, questa roba qua ne ho piene le scatole, voglio proprio fare una cosa diversa. Ma invece all'estero, cioè, non avete questa forza maggiore che vi calamita in una certa direzione. Potete disegnare con molta più libertà, soprattutto chi volete essere, non dovete conformarvi a quel gruppo di pari che dove siete nati ce l'avete dalla nascita. E quindi, insomma, ci sono dei gradi di libertà maggiori che vengono naturalmente pagati a prezzo più o meno caro. Però inevitabilmente fuori dal contesto di persone che vi fanno
fermano ad ogni idea e iniziativa diversa che voi avreste, vi troverete molto più liberi, non dovete giustificare vostre scelte, di vostre scelte magari a volte nessuno ne saprà niente, magari rifiutate un lavoro ben pagato semplicemente perché c'era qualcosa che non vi piaceva a livello emotivo, mentre invece a casa vi avrebbero dato del pazzo, rifiutate delle opportunità che a casa nessuno avrebbe osato fare, quindi vi evolverete, fidatevi e sicuramente ne varrà la pena, anche se ci sarà da pagare del prezzo, come tutte le cose. A presto, ragazzi, ciao!